Ciao ragazzi, oggi sono con un nuovo video che voglio aprire insieme a voi una bustina di The Epic Animals Mega, no, scusate, The Epic Animals Creature dei Ghiacci. Io ne ho già uno qua che avevo già aperto più tempo fa ed è così, è il Pulcinella di Mare. La foto e aspettate, vado a prendere il fanbook e arrivo subito. Eccomi qua, allora il fanbook è così, e, cioè il fanbook è così, e la foto del pulcinella è così. Perfetto. Benissimo. Allora ci sono tre speciali che brillano al buio e tre speciali che cambiano colore, sì, nell'acqua con il ghiaccio. Allora, e poi ce n'è anche uno trasparente con le sfere gel, che sarebbe il cucciolo di dell'imperatore. Qua ce ne sono alcuni. Allora, quelli che cambiano colore sono la foca della Groenlandia, l'aquila di Steller e l'orso polare. Quelli che brillano al buio sono il lupo grigio. No, il lupo artico, il gufo delle nevi e il leopardo delle nevi. Leopardo delle nevi è questo qua. Gufo delle nevi è questo qua. E il lupo artico è questo qua. Bene, direi che siamo pronti e possiamo aprire la bustina. La bustina si trova in questo modo. Si trova in edicola e c'è scritto cerca gli speciali. Ok, no, adesso la apro. Prendiamo prima il cambo. Oddio, la carta troppo, okay, non l'ho vista. Oh mio Dio ragazzi, il pulcino di pinguino imperatore ragazzi. Non sapevo perché, visto che le sfere gel è più pesante la bustina. Oh mio Dio ragazzi. Guardate che carino. Mamma bellissima. Guardate le sfere gel. Oh mio Dio ragazzi, che carino, guardate. Puccino, puccino. Guardate quanto è carino. È veramente molto trasparente. Ed è bellissimo, ragazzi. Veramente lo adoro. Ora vi leggo le curiosità sul pinguino imperatore. Il pinguino imperatore è il più grande tra i pinguini. Affronta un lungo viaggio per formare delle colonie e deporre le uova durante l'inverno. I pulcini sono ricoperti da un piumino grigio che poi perdono crescendo. Quindi, questo è il nostro pinguino carinissimo. Per me è bellissimo, è uno dei miei preferiti. Solo che qui è un po' andato via il colore mentre era nella bustina, ma pazienza, cercherò di migliorarlo con un po' di bianchetto. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete like e vi salutano i miei due The Epic Animals, Creature dei Ghiacci. Ciao!